Di nuovo live dalla pit lane dell'Historic Minardi Day 2021. Stanno per partire le Formula 1 per la loro terza sessione e noi siamo con un campione del mondo GT, Thomas Biaggi, benvenuto. Ciao, ciao amici di Mille Cuori Rosso Blu, ciao. Ascolta Thomas, tu ormai sei una star del web con il tuo bar Motorsport. Dici, tanto che esci una Toyota, che cosa significa rivedere così tanto pubblico in una manifestazione del genere qui in Lenzettino Ferrari per te? Ah, direi che è meraviglioso, dopo anche il momento duro del lockdown. L'anno scorso non si è registrato purtroppo l'edizione 2020 del Minardi Day, ma direi che siamo alla quinta edizione e veramente si sta proponendo come la Goodwood italiana, e mi fa molto piacere per il nome Minardi ma anche per tutti gli appassionati, e veramente c'è un parterre di auto spettacolare. Senti, tu che sei, anche tu vieni dalla Motor Valley, sei di 100, il tuo cuore batte per la Ferrari, si sa, sei stato campione in GT con il cavallino. Per te il nome Minardi che cosa rappresenta per il motorsport in generale e per te che vieni dalla nostra regione? Ma io sono stato anche giovanissimo pilota della Minardi in un test, quindi nel 95 a Fiorano, e quindi la Minardi è nel mio cuore da quando ho iniziato a correre, indubbiamente. Peccato che non ci sia più una Minardi in Formula 1, speriamo che possa ritornare, ma al giorno d'oggi, come si è sviluppato l'automobilismo, è impossibile, e quindi Giancarlo Minardi merita veramente una statua. E che cos'è stato per te esordire a 19 anni su una Formula 1 della Minardi? Io ti ricordo vincitore qui a Imola con la Dallara dell'RC Motorsport in Formula 3 quell'anno. Mamma mia, verissimo, ti ricordi molto bene. È stato il coronamento di un sogno. Sono andato molto vicino anche a debuttare con la Minardi nel mondiale, e peccato, è il più grande rammarico della mia carriera, però è un'emozione che ancora oggi a 25 anni di distanza è indelebile nel mio cuore. Ti lasciamo Thomas, grazie delle tue chiacchiere.